Qui c'è il microfono, non funziona. Allora, beh, rispetto a questi temi, visto che ne stiamo parlando, un libro che vi consiglio di leggere, che è un libro bellissimo, uno dei miei preferiti, è un libro di un giornalista americano che si chiama Michael Pollan e si chiama Il dilemma dell'onnivoro. È un libro del 2006, insomma, è passato qualche anno. Il dilemma dell'onnivoro, e lui ha fatto questa mega inchiesta che è durata un sacco di anni e è andato, diciamo, a visionare tutto il sistema agroalimentare americano, no? Che dal punto di vista della sostenibilità, del rapporto consumatore, noi siamo messi bene confronto a loro, e, ed è appunto inquietante, no? Il dato che i dati che lui riporta e soprattutto poi paragona il settore agroalimentare tradizionale, quello più diffuso, il settore biologico fatto a livello industriale, no? Poi oggi parleremo cosa vuol dire biologico industriale, come si è evoluto tutto il biologico, e poi un biologico invece più, diciamo, tra virgolette vero, eccetera, fatto dai piccoli agricoltori, e poi alla fine finisce, arriva lui a prepararsi un pasto con tutto cibo autoprodotto da lui. E poi la cosa interessante che fa è che lui proprio compra un vitello e lo fa allevare da una delle più grandi allevamenti degli Stati Uniti per vedere tutto quello che funziona, e sono dati davvero molto molto inquietanti. Però il dato principale di questo libro, che vi anticipo, che a me ha come dire, sconvolto di più, è legato al mais, no? Quindi lui spiega come il mais nel corso degli anni sia diventata la cultura prevalente negli Stati Uniti, addirittura creando proprio dei veri e propri deserti di mais, quindi delle zone in cui si coltiva solo mais, e quindi per un agricoltore, cioè, procurarsi magari un chilo di carote, eccetera, deve fare chilometri e chilometri per poter andare in un negozio dove acquistare chiaramente qualcosa che non sia mais. E quindi, insomma, questo è forte problema anche, insomma, alimentare, poi di accesso al cibo, no? Quindi l'America è uno dei maggiori, insomma, dei paesi più ricchi del mondo, però poi in molte aree, quindi in molte aree rurali, in molte aree periferiche più povere, comprarsi del cibo fresco, quindi l'accesso al cibo fresco diventa un problema, perché bisogna magari fare chilometri e chilometri per trovarlo, mentre invece il fast food è sempre a portata di mano. E poi lui, appunto, ha fatto questa inchiesta nei supermercati e il dato più inquietante è che all'incirca la metà dei prodotti alimentari confezionati che si trovano in un supermercato hanno del mais all'interno. Perché il mais ormai è diventato una cultura che, attraverso gli elaborati, soprattutto gli zuccheri che si producono con il mais, fornisce appunto questi dolcificanti a bassissimo costo che vengono ormai utilizzati da tutto il sistema, diciamo, di trasformazione alimentare. E quindi è diventato proprio l'agricoltura, come dire, no? Un input per prodotti, per materie prime a bassissimo costo, di scarsa qualità, per preparare, insomma, cibo spazzatura fondamentalmente, no? Quindi tutti questi snack, eccetera. Perché fornisce appunto zuccheri a bassissimo costo. E poi l'altro utilizzo forte del mais è quello chiaramente dell'alimentazione per gli animali, no? Quindi bovini che solitamente devono mangiare foraggio, ma invece è molto più conveniente farli mangiare sempre più mais, perché chiaramente crescono più in fretta, la massa ingrassano più in fretta, è molto più economico. Chiaramente poi anche qua con tutta una serie di conseguenze. E poi l'ultimo utilizzo del mais trovato è quello invece degli agrocarburanti, no? Che quindi anche questo con tutta una serie di conseguenze, quindi un nuovo settore molto in espansione, coltivare mais per fare chiaramente, per produrre energia elettrica. Uno degli intervistati, una delle aziende agricole, la più grossa, quando feci questo studio sull'agricoltura biologica, era un'azienda biologica che aveva una parte biologica, produceva uova, eccetera, e poi aveva una parte invece chiaramente più indirizzata verso altri settori, e in quel momento stavano costruendo una centrale per bruciare mais per produrre energia elettrica. Questo in Piemonte, quella è un'azienda molto grande, un'azienda che aveva 250 ettari, no? Però con una parte biologica certificata. Però chiaramente molto differente, no? da molte altre aziende biologiche di piccole dimensioni. Quindi, vabbè, torniamo alle slide. Beh, questa è appunto le principali invece catene di importazione
Questo quindi prima abbiamo visto il settore a monte, no? Quindi le industrie che producono sementi, diserbanti, eccetera, input per l'agricoltura. Questa è la parte sotto di questa clessidra di cui parlavamo prima, che invece è il settore della distribuzione. Il settore della distribuzione che ha sempre più potere, vediamo che appunto le più importanti catene che operano in Europa nel 2009, no? Al primo posto c'è la Carrefour che tutti conosciamo, la Metro, eccetera. Come vedete in Italia non c'è assolutamente nulla tra i primi 15 addirittura. Infatti questo è un altro problema, no? Poi a livello dell'agroalimentare italiano, apriamo solo una parentesi, che per l'export un grosso problema che sollevano i politici, ma non solo, è che il settore di distribuzione italiano all'estero è poco diffuso. Quindi c'è una certa difficoltà all'esportazione, che potrebbe essere molto superiore, perché chiaramente tutte le grandi catene chiaramente sono più dirette all'utilizzo dei prodotti loro, chiaramente, no? E quindi non ci sono grandi distribuzioni, grandi catene di distribuzione diffuse in tutto il mondo. Ne pensiamo alla Coop, alla Esselunga, che sono quelle diciamo più forti in Italia, però all'estero non ci sono. Sono chiaramente le prime per importanza in Italia, però non sono mai riuscite a contare di Carrefour, della Metro, della Auchan, a diffondersi in altri paesi dell'Europa o del mondo. E quindi questo chiaramente con tutta una serie di ripercussioni per il settore agroalimentare italiano. La potenza di questi importanti multinazionali sta aumentando nel corso degli anni, perché come vedremo dopo i dati sempre più persone chiaramente fanno i loro acquisti presso insomma, i grandi supermercati e le grandi catene di distribuzione. Però negli ultimi anni il fenomeno importante che c'è stato è quello in qualche modo di controllare anche la produzione, no? E quindi pensiamo all'importanza che stanno avendo tutti i prodotti col marchio di questi supermercati, no? Io penso alla Coop, che è quella che conosco maggiormente, ma capita anche quella Carrefour, quindi di produrre ormai una gamma sempre più vasta di prodotti anche ad alto contenuto di servizio, anche molto complessi, con ricerca, dietro col proprio marchio, e quindi di fatto poi imponendo dei prezzi a tutto il sistema produttivo, perché insomma qui sono loro chiaramente che hanno un grandissimo potere contrattuale, perché assorbono molta parte del mercato di quelle aziende, no? Ad esempio, non so, la Coop ormai fa dai martelli, per dire, alle scope e alle creme antirughe, no? E tutti col marchio Coop. Oltre chiaramente a tutti i prodotti alimentari, e quindi, come dire, il valore aggiunto, la quota di potere economico sociale di questi attori sta molto crescendo, no? E sta diventando invece meno forte quello chiaramente delle industrie di produzione, anche delle fabbriche che producono questo, perché non escono più col loro marchio, ma escono col marchio del supermercato che impone condizioni economiche, condizioni di lavoro. E quindi questo è un altro importante fenomeno che rende questi attori sempre più importanti. E poi parallelamente la grande diffusione che hanno avuto, no? Adesso non so come sia la situazione in Puglia, ma in provincia di Torino negli ultimi 15 anni, no? Sono insomma, nati dappertutto i supermercati, si sono espansi moltissimo, soprattutto chiaramente nelle aree vicino alle grandi città, chiaramente con una serie di ripercussioni poi per i piccoli negozi, per il tessuto, per i centri storici, no? E quindi con tutta una serie di problemi poi chiaramente per il centro storico, per le persone che magari non hanno accesso a questi supermercati, no? Pensiamo soprattutto, questo è un problema che ad esempio in Piemonte si sta vivendo in provincia, la chiusura dei piccoli negozi, e quindi di fatto la signora anziana che non ha la macchina magari non può, cioè, il negozio sotto casa chiude e non c'è più, e quindi non ha più quell'autonomia di potersi farsi la spesa da sola. In città forse un po' di meno perché ci sono i mezzi pubblici, ma chiaramente nelle aree di provincia questo problema sta iniziando a sentirsi molto. Allora adesso passiamo appunto invece a vedere l'altro grande elemento che abbiamo importante del sistema agroalimentare. No, abbiamo visto la concentrazione del potere a monte e a valle, questi invece sono i consumi delle famiglie. Questa è l'evoluzione, i primi dati che ho trovato erano nel 1970, ma prima chiaramente erano ancora superiori, della percentuale del consumo delle famiglie italiane. Vedete che quello destinato ai consumi alimentari chiaramente scende tantissimo negli ultimi anni. Questo è un trend che c'è dappertutto, no? D'altronde, come dicevo, una correlazione tra l'incremento del PIL pro capite nelle nazioni e la diminuzione della quota destinata al consumo alimentare da parte delle famiglie. E quindi insomma questo chiaramente è un altro dato molto importante. Poi c'è un'altra grande variazione che vedremo, che è diminuito
la percentuale del consumo destinato agli alimenti. E poi l'altra tendenza è che però questi alimenti sono sempre più a grande contenuto di servizio, no? Questo è il grande cambiamento che c'è stato. Mentre nel 1970, se uno andava a fare la spesa, prevalentemente comprava prodotti freschi o di prima trasformazione e poi dedicava molto tempo a casa alla preparazione dei pasti, chiaramente la tendenza è quella di avere sempre meno tempo, di dedicare sempre meno tempo alla preparazione dei pasti, comprando prodotti chiaramente già trasformati, pronti per essere cotti, no? Quindi l'espansione dei surgelati che vedremo dopo, no? È stato un boom incredibile, c'è stata, oppure i prodotti di quarta gamma, cioè quei prodotti, quelle verdure che sono già tagliate, lavorate, tipo l'insalata in scatola che te la metti lì solo a condirla. E quindi anche in questo caso chiaramente con tutta una trasformazione che ha un costo e quindi più una parte del valore maggiore che va chiaramente a queste imprese di trasformazione che fanno queste lavorazioni per far sì che noi possiamo cucinare di meno e dedicare più tempo ad altre attività. Passiamo al grafico successivo. Vabbè, questa è l'evoluzione in un po' di paesi. Vedete che in Italia è stata particolarmente forte, no? Quella che segnate è la percentuale destinata al consumo alimentare. Si è passati appunto 38,1, 17,7. Diciamo che un calo simile c'è stato solo nel Regno Unito, no? Negli altri paesi un po' di meno, è stato un pochino meno netto. Vedete che il Regno Unito è il 12,4% solamente, molto meno dell'Italia, quindi la percentuale che viene destinata. Quindi ogni 100 euro di spesa solo 12 sono destinati ai consumi alimentari, tutto il resto è destinato ad altri tipi di consumi. Chiaramente l'altra evoluzione che c'è stata però è che è anche vero che noi una parte dei consumi sempre superiori la facciamo fuori casa e quindi non sono contemplati qua. Sono i consumi destinati ad esempio ai bar, bar, ristoranti, le mense scolastiche, no? E quindi questo che però non va chiaramente nei consumi alimentari delle famiglie, va nei servizi e quindi c'è una parte chiaramente che è destinata a quella. Quindi va relativizzato comunque questo dato. E però non significa che si mangia di meno? Eh? No, 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 assolutamente, cioè, ecco, no, sono due cose diverse. La spesa per i consumi è aumentata, quindi noi ogni anno, comparando chiaramente con l'evoluzione, il potere d'acquisto, eccetera, il trend è stato in crescita, a parte gli ultimi anni che è un pochino decresciuto, quindi si spende proprio di meno. Cioè, quindi la spesa alimentare degli italiani è sempre cresciuta nel corso degli anni, però la percentuale di questa spesa sul totale è diminuita invece, sono due cose diverse. Quindi ogni anno noi spendiamo più soldi per mangiare, questo è stato un fenomeno a parte gli ultimi 2-3 anni, però questa percentuale chiaramente è sempre minore rispetto a tutti gli altri consumi, no? Che noi facciamo. I consumi che sono incrementati in più, infatti, adesso non mi ricordo se l'ho messo questo dato, ah sì, eccolo, questo qui appunto è la comparazione di tutti i vari consumi tra il 1970 e il 2010 in Italia. La parte blu, che è la più grossa, è quella dei consumi alimentari, 38,1, 17,5, no? Quindi ci rendiamo bene conto. Poi ho segnato l'altra parte, grande in verde, che ho messo, sono quelli destinati a ristorazione e alberghi, che non ho trovato il dato disaggregato, però comunque questa voce qui è aumentata, è quasi raddoppiata nel corso degli anni, quindi la percentuale destinata a questo tipo di acquisto. L'altra spesa che è aumentata molto è quella relativa chiaramente all'abitazione e arredamento, che è un altro dato che è aumentato, 15,2,18,7, che ha visto un incremento. Quindi insomma, chiaramente la ripartizione della spesa è molto mutata, nel 1970 ad oggi, e quella destinata al cibo comunque è diminuita. Diamo più importanza chiaramente ad altri tipi di consumo, che sono legati quindi al trasporto, alla casa, eccetera. E questo chiaramente ha tutta una serie di dati. Ecco, questi sono i dati di cui parlavo prima, no? Che facevi riferimento, i dati dov'è che noi mangiamo, no? Persone più di 3 anni, valori assoluti in migliaia dall'anno 2010, no? Quindi il pranzo in mensa, il pranzo al ristorante, il pranzo in un bar, il pranzo sul posto di lavoro. Questo ha chiaramente un'importanza. Un tempo questi dati erano molto molto inferiori, no? Nel corso degli anni noi abbiamo sempre iniziato a mangiare sempre di più fuori casa. Perché uno va lì, non deve preparare, non deve pensare a nulla, non devi fare gli acquisti, non devi cucinare, però appunto non devi fare gli acquisti, quindi non scegli neanche quello che mangi, e chiaramente il potere che tu hai di scelta è molto inferiore quando tu hai un piatto preparato rispetto a quando tu puoi sceglierti tutti gli ingredienti controllando magari da dove provengono, con quale tipo di produzione sono stati fatti. E quindi insomma ci sono adesso chiaramente dei ristoranti che stanno portando avanti un pochino questa politica chiaramente, no? Quindi di informare il cliente sulla qualità
e sulla catena di riferimento dei prodotti primi, però la maggior parte delle volte noi andiamo, quando andiamo al ristorante, scegliamo se ci piace quello che fanno e se non costa tanto fondamentalmente, no? Poi il processo ulteriore di ma queste materie prime dove vengono, il grano italiano e biologico eccetera, lo mettiamo completamente in secondo piano. Però col fatto che questo settore è cresciuto molto, chiaramente è un controllo in meno che noi abbiamo sulle nostre scelte sul sistema agroalimentare. Andamento, ecco, i surgelati, ecco, vedete qual è stato l'incremento ad esempio dei surgelati, no? Nel corso qua dall'82 il dato al 2013, poi insomma sono realmente livellati, realmente calati con la crisi chiaramente, no? Perché insomma costano molto di più rispetto al prodotto fresco, quindi con la crisi sono un pochino calati, però vedete il picco che c'è stato dagli anni 80 al 2010 della spesa per i surgelati. E sui congelati c'è pochissimo controllo, è proprio un ambito nel quale chiaramente le catene sono proprio catene di distribuzione che lavorano su economie di scala, quindi molto spesso il prodotto non è italiano, quasi mai italiano, o comunque proviene da aziende agricole che hanno di grandissime estensioni, che applicano un'agricoltura che è proprio nel pieno paradigma della modernizzazione, quindi una piccola azienda agricola chiaramente in quel mercato lì non può entrare perché riconosce dei costi, dei prezzi davvero troppo bassi per le materie prime. Qua ho messo, tra l'altro se volete vedere questo studio che è stato pubblicato nel 2010, fatto dal Censis e dalla Coldiretti, che parla delle tappe del rapporto con i consumi alimentari degli italiani, lo trovate su internet, si può scaricare, c'è anche una versione breve di poche pagine ci sono i dati principali di questa evoluzione, io ho un po' riassunti qua, ed è importante perché appunto racconta proprio come è stata questa evoluzione portando alcuni dati emblematici. Fino agli anni 70 vediamo fine della povertà di massa, quindi l'importante era mangiare tanto, avere del cibo per poter mangiare e soddisfazione quindi dei bisogni di base fondamentalmente. Gli anni 70 aumentano notevolmente i redditi di tutte le famiglie e crescono i consumi, però i consumi sono tutti prevalentemente sono consumi alimentari che avvengono in casa, quindi uno acquista di più per alimenti, ma comunque è sempre molto il tempo dedicato alla preparazione di pasti, ma perché c'è ancora molto spesso il modello in cui era solo l'uomo a lavorare, la donna prevalentemente stava a casa, faceva la casalinga e quindi poteva dedicare molto tempo sia all'acquisto che poi alla preparazione dei pasti, cioè l'acquisto delle materie prime e la preparazione dei pasti. Gli anni 80 invece questa tendenza cambia, chiaramente sono sempre di più le famiglie che hanno due redditi a disposizione, quindi due persone che lavorano, quindi molto meno tempo per la preparazione dei pasti e quindi ci sono fondamentalmente consumi alimentari diversi, nuovi segnali di eccessi perché alimentazione di massa e poi aumenta il consumo fuori casa. Quindi questo è il dato importante. Infatti la spesa alimentare fuori casa sale a quasi il 38% del totale, quindi questo è il primo passaggio che c'è stato. Gli anni 90 i consumi continuano a crescere, inclusi quelli alimentari, quindi proprio la crescita dei soldi spesi per i consumi, e poi irrompe la grande distribuzione organizzata, la GDO, quindi ipermercati, supermercati. Già negli anni 90 questo rappresentava il 44% degli acquisti alimentari degli italiani, quindi cioè, una percentuale che era quasi la metà degli acquisti venivano fatti in queste grandi catene di distribuzione. E poi qua insomma ci sono gli anni più recenti dove il 70%, che insomma è il dato attuale probabilmente ancora cresciuto, sono consumi fatti nella grande distribuzione organizzata, comunque in quelle catene, no? E quindi è un dato davvero molto molto importante. E poi cresce sempre di più chiaramente il dato relativo al mangiare fuori casa, però parallelamente mentre negli anni 60 e negli anni 70 la preoccupazione era aver da mangiare ancora, no? Soprattutto per le persone che magari venivano dal dopoguerra, dalla guerra, quindi a un periodo anche di sofferenza rispetto all'alimentazione, adesso c'è una maggiore attenzione negli anni 2000 per il tema della qualità, no? Negli anni 80 c'è stato i primi fenomeni di eccesso, quindi prima sovralimentazione, i primi problemi anche di salute legati alla troppa alimentazione, e negli anni 2000 ci sono nuove attenzioni rispetto a questo. Però come
come possiamo vedere, quello che esce è che viene definita gli anni 2000 l'era del politeismo alimentare, dove non c'è una chiara direzione, ma ci sono più fenomeni che si intersecano. L'uno è l'acquistare sempre di più prodotti alimentari ad elevato contenuto di servizio, quarta gamma, quinta gamma, prodotti congelati. Dall'altra parte sempre maggiori consumi fuori casa che crescono, però parallelamente anche una maggiore attenzione alla qualità alimentare, alle produzioni locali, no? Ci ricordiamo quelli che sono stati gli shock legati alla mucca pazza, alla viaria, soprattutto con gli allevamenti, e quindi una maggiore attenzione da parte degli italiani, soprattutto all'alimentazione sana, insomma a scegliere i prodotti alimentari, che però in qualche modo è in contraddizione con l'acquisto di prodotti surgelati, dove tu non hai controllo, compri e basta. E quindi insomma queste sono un pochino le tendenze, no? Continua in qualche modo questa tendenza a comprare prodotti con più elevato contenuto di servizio, ma una maggiore attenzione alla qualità. E parallelamente, soprattutto negli ultimi anni, però, c'è anche questo fenomeno nuovo dei discount, no? Adesso, soprattutto in tempo di crisi, hanno avuto un grosso incremento delle vendite. E quindi le scelte degli italiani sono, come dire, complesse, no? Molto spesso le stesse persone magari scelgono di fare scelte di acquisto, in qualche caso rivolte soprattutto a risparmiare tempo, in altri casi rivolte soprattutto alla qualità, in altri casi rivolte soprattutto al risparmio economico. E quindi insomma sono delle tendenze nuove che stanno avvenendo contemporaneamente per quello che riguarda i consumi. Ecco, così, qui è un po' il riassunto che ho trovato appunto su questo report, no? A prevalere un politeismo fatto di combinazioni soggettive di luoghi di acquisto dei prodotti e relative diete alimentari. La crisi recente non ha fatto che rinforzare questa dinamica dei comportamenti con il rapporto con il cibo. Il rapporto con il cibo è una dimensione sempre più soggettiva, espressione dell'io che decide, che a partire dalle proprie preferenze, abitudini, prassi, aspettative, nonché dalle risorse di cui si dispone, definisce il contenuto del carrello e della tavola. Qui dice, non esiste poi un McMahon, un grande fratello, quindi non esiste una standardizzazione dei consumi, ma ci sono una molteplicità di obiettivi che si mettono insieme e che quindi poi determinano le scelte di acquisto. E come dire, questo è proprio anche un po' il dato che nelle ricerche che ho effettuato è venuto fuori, no? Dove rispetto al cibo e poi rispetto al prodotto locale ci sono tutta una serie di significati che vengono che le persone hanno e che in qualche modo poi influiscono sulle scelte di acquisto delle persone. Poi le conseguenze sociali, economiche, ambientali del moderno sistema agroalimentare. Allora, ci sono sicuramente degli effetti positivi che ci sono, no? Però sono solo due, io ne ho trovati solo questi, poi ci sarà invece la sfida di quelli negativi. Però questi chiaramente vanno messi in evidenza, cioè una maggiore disponibilità di alimenti. Noi adesso appunto abbiamo un sacco di alimenti a disposizione. Nei paesi occidentali, cioè, non c'è nessuno per fortuna che soffre di mancanza di alimentazione, e poi un maggiore controllo degli agenti patogeni. Questo è un altro elemento chiaramente che c'è, no? Noi pensiamo ad esempio a tutti i problemi legati appunto da agenti patogeni, in primis dei funghi, come ad esempio nel 1850 in Irlanda, no? Quando appunto questo fungo contaminò tutte le patate e quindi ci fu questa enorme crisi alimentare che creò tantissimi morti e poi tutto il fenomeno di migrazione verso gli Stati Uniti. E quindi sicuramente c'è un maggiore controllo su questi, insomma, su questi agenti, no? Oppure anche tutti i funghi che ad esempio contaminano le graminacee, che poi hanno tutta una serie di influssi chiaramente sulla salute delle persone, e anche questi chiaramente sono molto molto più controllati. Mentre invece chiaramente ne ho trovati molti di più di quelli, insomma, effetti negativi, no? del moderno sistema agroalimentare. Diretti e indiretti, li ho messi tutti assieme, cioè spopolamento delle aree rurali, abbiamo già parlato precedentemente, no? Soprattutto delle aree montane, delle aree più marginali, con tutta una serie di conseguenze sulla gestione del territorio, sociali e ambientali, l'abbandono della cura e appunto della manutenzione del territorio, la perdita della biodiversità di cui parlavamo oggi, quindi le cultivar che vengono selezionate, utilizzate, ormai sono sempre di meno perché sono quelle più produttive, sono quelle che si prestano maggiormente alla grande distribuzione o alla trasformazione. Perdita delle tradizioni enogastronomiche, no? Quindi, perché la biodiversità chiaramente è connessa con le tradizioni dei singoli territori che si stanno perdendo.
L'insicurezza alimentare, gli scandali alimentari che ci sono stati negli ultimi anni, e quindi insomma i fenomeni sono due. Beh, parlavamo prima della mucca pazza, della aviaria, eccetera, no? Quindi fondamentalmente problemi nell'allevamento dovuti a allevamenti troppo intensivi che utilizzavano prodotti non adatti, no? Quindi provare a dar loro a mangiare, far diventare fondamentalmente dei cannibali gli animali, no? Insomma, è una cosa che chiaramente non ha senso, no? Questo è quello che è stato fatto per la mucca pazza, ad esempio. Poi la perdita l'altro grande elemento che c'è stato chiaramente sono tutti gli scandali alimentari. Ne parlavamo prima con qualcuno di voi, cioè molto spesso appunto le importazioni di prodotti a bassissima qualità con grandi contaminazioni dall'estero, no? Qualche mese fa c'è stata questa operazione dal nome simpatico, il gatto con gli stivali, questa operazione che aveva trovato del cibo biologico, dei prodotti biologici provenienti dall'est Europa contaminati al mercurio, però erano prodotti biologici certificati. E poi i NASA hanno fatto questo controllo, no? Quindi molto spesso appunto prodotti biologici, ma anche chiaramente prodotti non biologici, che però vengono coltivati in aree dove ci sono molto scarsi controlli sull'agricoltura e poi vengono importati in Italia come materie prime. E quindi quando insomma, si riescono a fare dei controlli in Italia, molto spesso si trovano queste problematiche, ma nella maggior parte dei casi i controlli non si riescono a fare, non sono così approfonditi e quindi vengono immessi all'interno del sistema agroalimentare. Poi la difficoltà di accesso al cibo fresco, ecco, questo per fortuna è un problema che in Italia c'è relativamente, però come dicevamo prima è un problema molto diffuso sia nelle aree tipo negli Stati Uniti, nelle aree diciamo più marginali, quindi parliamo di periferie, parliamo di zone agricole, dove appunto ci sono questi forti deserti alimentari dove c'è una monocoltura e quindi trovare verdura fresca diventa davvero molto difficile, così come nelle periferie delle grandi città americane. E questo però è un fenomeno che sta diventando sempre più importante anche nelle periferie dei paesi diciamo in via di sviluppo, in Cina, in Brasile, eccetera, no? Quindi questa sconnessione della città con le campagne e con le zone rurali, dove il prodotto fresco è molto difficile da trovare, mentre invece insomma l'accesso al cibo c'è ma non al cibo fresco, quindi è molto facile magari trovare appunto il fast food, l'hamburger, ma un chilo di carote insomma uno deve sudare per riuscire a trovarle. Poi l'inquinamento e le contaminazioni, questo è un altro insomma, fenomeno molto importante dell'agricoltura, cioè la concentrazione di grandi produzioni animali, il diffuso utilizzo di prodotti chimici chiaramente ha generato un incremento dell'impatto dell'agricoltura sull'ambiente. E poi più indirettamente tutti i trasporti connessi al sistema agroalimentare, no? Facciamo prima l'esempio del grano che dal Canada, dagli Stati Uniti arriva in Italia per essere trasformato in pasta e poi magari torna proprio in quei paesi, ma chiaramente l'impatto ambientale di questo è molto forte se consideriamo anche l'importanza e l'incidenza dei trasporti, soprattutto chiaramente se poi si fa un trasporto aereo. E poi altro elemento che abbiamo già visto prima è la riduzione del reddito agricolo. Queste sono insomma, un po', diciamo, le principali conseguenze del moderno sistema agroalimentare. Ad esempio sulla riduzione del reddito agricolo ha sicuramente, no, influito le politiche europee sull'agricoltura, che in qualche modo hanno compensato questa riduzione del reddito agricolo, rendendo, come dire, no, il calo delle aziende agricole meno drammatico di quello che poteva essere. C'è anche un aumento delle allergie? Sì, sì. Sì, questo soprattutto perché insomma, si scelgono chiaramente, no? Prodotti sempre più industriali, sempre più raffinati e quindi aumentano moltissimo le allergie. No? Ad esempio una delle teorie sulla celiachia, io poi, insomma, non sono un grande esperto di alimentazione, però leggevo, era proprio che si cercano dei grani, quindi cereali e poi delle farine che hanno sempre un più alto contenuto di glutine, di determinati alimenti e quindi a lungo andare con l'alimentazione questi creano chiaramente dei problemi, oppure la connessione ad esempio tra il diabete e tutti gli zuccheri raffinati che comunque assumiamo, no? che ormai ci sono in qualsiasi prodotto industriale, con l'aumento dei prodotti industriali chiaramente aumentano questi problemi. Ad esempio sono interessanti i dati sul consumo degli zuccheri, cioè il consumo degli zuccheri raffinati è incrementato tantissimo negli ultimi anni in tutti i paesi occidentali, perché comunque con chiaramente il cibo trasformato lo zucchero c'è dappertutto perché è calorico, ha un contenuto calorico, è buono, è dolce e costa poco e quindi comunque è un processo che c'è stato un po' dappertutto.
Adesso quindi abbiamo visto quali sono i problemi, eccetera, però negli ultimi anni, soprattutto in Italia, ma anche in molti altri paesi, c'è, come dire, no, una nuova tendenza, no? Quindi possiamo anche essere un pochino fiduciosi rispetto al futuro, nel senso che il mondo dell'agricoltura soprattutto ha cercato di ricavarsi un nuovo spazio, quindi essere meno compresso all'interno di questo sistema e crearsi delle fonti alternative, no, di reddito. Quindi non solo più l'alternativa era ricevere i soldi dalla politica agricola comune, che comunque continuano a esserci, ma trovare un nuovo modo di vedere l'agricoltura. Secondo alcuni studiosi, ad esempio, insomma, Di Jacopo, vabbè, lui è un grande esperto sull'agricoltura sociale, questi temi, però parla di fenomeni di retroinnovazione, cioè l'utilizzo di pratiche che erano in qualche modo antiche in una chiave più moderna, con le nuove tecnologie ripensate, però in modo da far attribuire di nuovo all'agricoltura un ruolo più complessivo, più multifunzionale, più importante per il territorio. Infatti noi possiamo definire tutta la parte di modernizzazione agricola come un progressivo passaggio a concepire il territorio sempre più come un supporto tecnico, no? Semplicemente uno dei fattori di produzione, la terra è uno dei fattori di produzione. Su questo c'è un bellissimo libro di Magnaghi che parla appunto dell'evoluzione del, si chiama Il sistema locale, se non ricordo male, che chiama proprio dell'evoluzione della concezione del territorio, no, nel corso degli anni, e quindi di come appunto negli ultimi anni il territorio stia di nuovo ripassando ad avere nuove attribuzioni, nuovi significati legati al turismo rurale, ma anche appunto alla permanenza sul territorio, per far sì che non sia più solo un supporto tecnico per produrre qualcosa, ma sia di nuovo appunto un ambito per le politiche sociali, politiche ambientali, e pensare a un modello di sviluppo basato sul locale. Quali sono le tendenze delle aziende agricole? Aspetta. A quanto siamo? A quanto siamo? Allora, questa nuova attenzione per l'alimentazione, ma anche per il territorio, sicuramente negli ultimi anni c'è stata un'attenzione dei consumatori rispetto a dei prodotti, ai prodotti, come vediamo qua, ai prodotti chilometri zero locali, ai prodotti filiera corta, ai prodotti biologici, eccetera, adesso poi li vedremo nel particolare. Questo sicuramente poi in Italia è stato supportato da alcune associazioni importanti, speriamo, cioè pensiamo ad esempio a Slow Food, no? Cioè, la campagna che comunque ha fatto per l'utilizzo di questi prodotti a chilometri zero per scoprire le piccole produzioni che magari stavano scomparendo e darmi, come dire, una nuova linfa di vitalità e permettergli in qualche modo di resistere, di restare e di continuare ad avere un ruolo importante sia in termini produttivi ma poi anche in termini di cultura gastronomica, eccetera. E quindi questo cambiamento da parte dei consumatori. Io ho messo un pochino tutti i vari prodotti verso i quali, insomma, in qualche modo i consumatori si stanno dirigendo. Vabbè, ho messo innanzitutto, iniziamo DOP, IGP stagionali, che sono appunto i prodotti di qualità, i cosiddetti marchi di qualità che ci sono in tutta Europa. L'Italia è il paese che ne ha di più in assoluto, sono tantissimi quelli italiani, perché proprio sono, insomma, come dire, no, il simbolo della cultura gastronomica, no, delle piccole zone, delle piccole nicchie territoriali. Sapete la differenza tra DOP, IGP e STG? Le differenze che ci sono? Perché allora DOP praticamente devono avere, detto insomma così in termini, sono dei prodotti che devono essere, devono avere tutte le fasi del processo produttivo all'interno di un determinato territorio che in qualche modo contraddistingue quel prodotto. Quindi sia la fase di produzione della materia prima sia la fase di trasformazione o di elaborazione deve essere fatta all'interno dello stesso contesto territoriale. Invece negli IGP diciamo che è un pochino meno vincolante, perché solo una delle parti deve essere fatta all'interno dello stesso territorio. Quindi ho la trasformazione oppure la parte di produzione, mentre invece i prodotti STG, che sarebbero le specialità tradizionali garantite, devono invece avere, cioè non hanno una connessione forte col territorio, hanno una connessione
con il processo artigianale di produzione, no? Quindi ad esempio la mozzarella. La mozzarella, io posso chiamarla mozzarella anche se la faccio in Piemonte, però devo seguire determinate tecniche per la produzione, quelli sono infatti un marchio STG tipicamente. Poi ci sono i prodotti biodinamici, i prodotti biologici. Biodinamica rispetto all'agricoltura biologica ha delle tecniche chiaramente un pochino diverse, si rifà a Steiner, che era questo diciamo tuttologo, no? Questo, perché lui ha creato, cioè, questo personaggio, infatti ho letto un, qualche testo, così ha una bibliografia lunghissima, perché lui ha creato praticamente un modello di agricoltura, una branca della medicina, poi a livello educativo ha fatto tutta una serie di scuole e poi anche a livello architettonico, no? Quasi, no, Steiner. Lui si rifà la scuola antroposofica, quindi l'agricoltura biodinamica, poi ci sono le scuole antroposofiche, e c'è anche una religione antroposofica, c'è il cattolicesimo antroposofico, e quindi ci sono, sì, insomma, dei sacerdoti. Cioè, no, io ho un amico che insegna in una di queste scuole, e quindi insomma, dove, sono delle scuole dove si sperimenta molto, c'è una parte pratica molto importante. Rispetto all'agricoltura, la biodinamica, diciamo, ha un marchio a sé, che è il marchio Demeter, ha delle caratteristiche un pochino diverse, si basa, diciamo, maggiormente sulla connessione con i cicli astrali e poi con l'utilizzo di determinati prodotti che vengono fatti con dei trattamenti, insomma, particolari, eccetera, no? No, infatti, no, però ecco, i critici... È molto affascinante, ha dei processi chiaramente produttivi molto lunghi e infatti, diciamo, i critici dicono che sono delle pratiche che si avvicinano molto alla magia, che non sono provate scientificamente, però molti invece, soprattutto sui preparati, no, che vengono effettuati contro le malattie delle piante, invece notano che effettivamente hanno un'efficacia. A questo proposito... Vai. Microfono. Se siete interessati a conoscere la biodinamica, ad Andria, l'azienda... che è un'azienda grossa, che da cui noi avevamo inizialmente cominciato a avere il gruppo d'acquisto portato avanti, fa tutto per portare la ricerca biodinamica e vende trasformate nella pasta del pomodoro, queste cose qua che vengono trasformate in loco, ed è un'azienda totalmente visitabile, cioè il titolare è una persona molto disponibile compatibilmente con i suoi impegni, però il suo desiderio è proprio creare una struttura per ricevere proprio i clienti o potenziali tali che sono interessati proprio a vedere tutto il ciclo produttivo, ed è un'azienda grande che lui ha potuto trasformare completamente perché i terreni sono della sua famiglia da 18.000 generazioni all'incirca. E quindi lui veramente può testimoniare, può sapere come è stata lavorata quella terra. Certo. E quella ed è sempre stata utilizzata per scopi agricoli, e prima era biologica, poi a un certo punto la svolta biodinamica l'ha avuta circa 20 anni fa, quindi adesso sta proprio in una fase in cui tutto è biodinamico. Sì. Comunque Giancarlo c'è, ci sono interessi, giusto per una connessione col territorio. In realtà i suoi prodotti è difficilissimo trovarli in giro qua, perché lui vende solo all'estero. Cioè, i suoi principali clienti sono tedeschi, cioè lui vende in Germania. Infatti poi oggi pomeriggio vedremo, no, come funziona il mercato del biologico e quindi anche del biodinamico, no, che in qualche modo è associato, e appunto i paesi trainanti nei consumi sono proprio Germania e i paesi del nord Europa che consumano moltissimo prodotto biologico. Ha un approccio elitario come mercato, nel senso, cioè il piccolo negozio che ti vende biologico, a me che ho 800 euro, io non credo, però è assurdo, avessi 800 euro di stipendio al mese, non mi posso permettere, certo, di prendere, certo, delle lenticchie a 7 euro. Certo. Certo. È particolare, cioè, è sì. Una cosa che mi spaventa, diciamo. No, ma giustamente, tu allora cosa potresti fare? Potresti andare alla Coop e comprare lenticchie biologiche che magari quelle normali, non so, costano un euro, quelle costano 1,40 euro, no? Quindi puoi dire, boh, quelle lì me le posso permettere. Però quelle lenticchie lì, se vai a leggere l'etichetta, provengono dalla Turchia. E quindi uno cosa fa? Cioè, compri il prodotto locale non biologico o quello biologico turco?
Cioè, questi sono i grossi dilemmi, eh? Le mangio le lenticchie. Volevo dire carote, però è stato No, no, però le lenticchie, già, è vero, cioè io ad esempio appunto non so, cercando in qualche modo il cibo biologico, eccetera, ho sempre comprato le lenticchie della Coop, no, i prodotti di quel tipo che, come dire, hanno un rapporto buono qualità-prezzo, però sono, cioè, la maggior parte dei casi non sono prodotte in Italia, sono prodotte in paesi dove magari i controlli sono un po' inferiori, sicuramente il costo della manodopera è inferiore. E quindi questo è vero che magari è biologico, speriamo che lo sia, ma partiamo dal presupposto che sia davvero biologico, controllato, però tu ti distanzi ulteriormente dal sistema agricolo locale e rientri esattamente in quelle dinamiche del sistema agroalimentare dominante, perché anche se biologico, infatti poi oggi vedremo tutte le varie evoluzioni che ha avuto il biologico. Poi oltre al biologico significa che non usano antiproclamici e antipesticidi, giusto? Sì. Non usano chimica. Esatto, non possono essere utilizzati i prodotti chimici, poi bisogna rispettare chiaramente sulle colture determinate rotazioni e poi l'altro elemento è che le sementi, le materie prime devono essere biologiche, no? Quindi le sementi nel caso delle coltivazioni, se uno degli allevamenti la, diciamo, maggior parte dei mangimi eccetera devono essere comunque biologici o prodotti in azienda o comunque biologici. Però rispetto al biologico, poi lo vedremo oggi pomeriggio, per chiamare un cibo biologico è obbligatoria la certificazione, cioè se io produco in questo modo, ad esempio emetto un biologico sui miei prodotti nella mia bancarella al mercato, posso essere denunciato, pagare multe, perché devo essere certificato per poter chiamare il mio prodotto biologico. Non basta che io seguo quel disciplinare, seguo quei metodi, ma devo in qualche modo pagare, esatto, e avere la possibilità chiaramente di certificarmi. Quindi la presenza di un ente terzo che viene, che verifica, e vedremo un po' come oggi pomeriggio, le tue produzioni, e dice sì, effettivamente sei biologico. Allora puoi usare il marchio di agricoltura biologica e fare pubblicità, informare i clienti dicendo che il tuo prodotto è biologico. Però è fondamentale questa cosa. Invece biodinamico la differenza è nelle tecniche di coltivazione, che appunto innanzitutto vale tutto quello per agricoltura biologica, in più c'è l'utilizzo di questi preparati, è un pochino più rigido il disciplinare e bisogna fare più attenzione a tutti i cicli lunari, a queste cose, insomma. Cambia un po', io poi cioè, non sono un tecnico, però è più complesso, no, rispetto al biologico. I prodotti sono anche più costosi ancora in più rispetto... Ma no, anche col biodinamico, questi possono acquistare, ci sono i preparati biodinamici, però esatto, dovrebbe esserci proprio il ciclo aziendale. Ad esempio una delle preparazioni principali è mettere il letame di vacca, mischiarlo con le corna dei bovini, no? Quindi col quarzo delle corna, eccetera, fare quindi questi miscugli, eccetera, oppure tutta una serie di preparati che vengono mescolati con determinate tecniche in certi modi, secondo i principi dell'omeopatia più o meno, no? Adesso ho detto grandi linee. Però è una cosa che insomma ha la sua diffusione, effettivamente anche le aziende biodinamiche stanno crescendo in Italia. Parlavo recentemente con un ragazzo giovane che ha una grossa azienda biologica che fa mele nel Pinerolese, in provincia di Torino, e lui in Italia riesce a vendere pochissime mele, un po' attraverso la vendita diretta, perché nessuno le compra, sono troppo care, allora le vende in Germania. E diceva che adesso appunto però ci sono dei fenomeni di saturazione nel mercato biologico, perché anche lì stanno arrivando prodotti a basso prezzo, e quindi lui sta pensando di certificarci, sta facendo adesso un corso per diventare biodinamico. E quindi è un mercato insomma che sta funzionando. Poi ci sono i prodotti a filiera corta e poi i prodotti locali chilometri zero. Voi sapete la differenza tra prodotti locali e prodotti o chilometri zero e filiera corta, perché mi sono accorto che molto spesso questi tre termini, filiera corta, chilometri zero, locali, vengono utilizzati quasi come sinonimo, no? Vogliono dire la stessa cosa. In realtà ci sono delle grosse differenze. Allora, chilometri zero locali più o meno sono la stessa roba, nel senso che il chilometri zero in realtà ha una storia particolare, perché un marchio che è stato fondato dalla Coldiretti, che poi ha lasciato insomma usare a tutti perché si è diffuso molto, però è un marchio, c'è cioè proprio un bollino da mettere, ma può usarlo chiunque di fatto.
fatto, che Coldiretti di Cuneo, se non ricordo male, aveva insomma, utilizzato, inventato questo marchio per promuovere i prodotti del territorio. Però diciamo che i prodotti chilometri zero locali hanno la stessa accezione, quindi sono i prodotti vicini al territorio. L'importanza di questa definizione è proprio la presenza di due azioni, il consumo di quel prodotto e la produzione all'interno dello stesso territorio, che può essere definito in modi più o meno lunghi, cioè più o meno larghi. Ad esempio in Europa si parla molto dei prodotti locali come i prodotti che vengono prodotti appunto in un determinato raggio dal luogo di consumo, che è solitamente 140 km. Però ci sono altre concezioni, che sono quella provinciale, quella regionale, oppure altre più minimali, che sono invece quelle del comune o dei comuni limitrofi. Questo dipende molto. Ad esempio, ho partecipato al tavolo della provincia di Torino sulla ristorazione scolastica, dove si voleva tentare di utilizzare più prodotti locali nella ristorazione scolastica, e lì insomma, c'è stato molto dibattito su cosa sia un prodotto locale, cioè cos'è il prodotto della provincia di Torino, il prodotto della regione Piemonte e il prodotto appunto delle aziende agricole che si trovano a non più di 100 km da Torino, insomma, e quindi è stato questo dibattito. Però l'elemento essenziale di tutte le concezioni al di là della distanza è la presenza della produzione, fase di produzione, fase di consumo all'interno dello stesso territorio, mentre in tutti gli altri prodotti che abbiamo messo qua la concezione rimane uguale anche se uno si sposta di consumo. Quindi il prodotto biologico, se è prodotto a Torino, io vengo in Puglia, rimane comunque biologico anche se lo consumo qua, mentre invece il prodotto locale, se io lo consumo qua, è un prodotto di Torino, non è più locale. Quindi è più importante, la distinzione principale è questa, la presenza della fase di produzione e della fase di consumo all'interno dello stesso contesto territoriale. E quindi è molto difficile dare un marchio di conseguenza a questi prodotti, perché quel marchio c'è fin quando io sono su quel territorio, appena esco quel marchio lì non ci deve più essere. Invece chiaramente sul biologico, il biodinamico, eccetera, o il marchio territoriale, questa concezione rimane ed è indipendente dal luogo di consumo. Invece qui c'è questa dipendenza importante, mentre invece i prodotti di filiera corta possono essere prodotti consumati anche a grande distanza dal luogo di consumo, ma il concetto è l'accorciamento delle fasi della filiera, no? Faccio un esempio tipico, per la provincia di Torino, che è una provincia dove chiaramente le arance non si possono coltivare, quindi le arance e prodotti locali non ci possono essere in provincia di Torino, più impossibile, a meno che abbiamo una concezione molto ampia del prodotto locale che prodotto italiano. Ci sono alcune associazioni di categoria che hanno questa concezione, però diciamo che la maggior parte delle persone per fortuna no. Però può essere a filiera corta, può essere... Tutte le arance che buttano ad Ivrea lì. Eh? Arrivano dal sud Italia, dalla Spagna, non lo so. Sì. È una tradizione antica. Sì. Sì, antica, non antichissima. Un tempo dicevano che si tiravano le pietre, poi diciamo l'evoluzione ha voluto passare alle arance. C'è questo, insomma, effettivamente io quest'anno sono andato al Carnevale di Ivrea ed è inquietante il consumo che c'è di arance. Poi loro sostengono, è probabilmente vero, che sono comunque arance destinate di pessima qualità, destinate comunque allo scarto, no? Chiaramente. La città è incredibile, la città si ferma completamente per una settimana e la gente vive solo più di quello, cioè se ne vanno completamente fuori. E poi vedi proprio gente ubriachissima, con nasi rotti, insomma, che si fa male, perché poi comunque stando sotto, ma anche chi sta sul carro, perché chi sta sul carro invece ha questa armatura davanti e il casco, però le braccia sono completamente libere e quindi chi sta sotto deve colpire le braccia di quelli sopra, e quindi anche lì insomma a lungo andare fa male chiaramente. Le arance però possono essere a filiera corta, quindi la filiera lunga poi è la filiera tradizionale in cui l'arancia del produttore siciliano o pugliese chiaramente viene venduta a un grossista, poi viene venduta a un centro di distribuzione che poi passa al negozio del dettaglio, magari qualche fase anche in più in certi casi, e poi passa al consumatore. Mentre invece se io, non so, gruppo di acquisto, poi parleremo oggi dei gruppi di acquisto, acquisto direttamente le arance per il mio gruppo d'acquisto e poi lo diffondo tra gli associati, chiaramente una filiera corta, perché io annullo tutte le fasi della filiera o comunque le riduco. Quindi questa è la differenza fondamentale. La filiera corta lavora sui passaggi che ci sono nella catena di distribuzione e cerca di accorciarli
con degli effetti, no? Chiaramente, che sono una maggiore percentuale dei compensi che rimangono agli agricoltori e in molti casi anche, insomma, dei prezzi inferiori per i consumatori. Mentre invece il prodotto locale, indipendente dalla filiera, deve essere prodotto nello stesso sistema all'interno dello stesso territorio in cui viene consumato. Però per assumere un prodotto locale può anche essere di filiera lunga, perché se io compro qua in Puglia, che ne so, la verdura al mercato, magari prodotta anche vicino a casa, ma con tutta una serie di passaggi di distribuzione che sono quelli classici che abbiamo visto. Quindi sono due cose che vanno tenute distinte. No, ma c'è questo marchio che aveva fondato la Coldiretti, ma praticamente poi non si è diffuso, no? Quindi non c'è un marchio, ma perché è molto molto difficile mantenere questo marchio, perché appena esci dal territorio locale non puoi più utilizzarlo, perché il prodotto perde la sua accezione di locale, chiaramente. E poi ci sono le marche territoriali. Queste sono delle marche, sono dei prodotti che si avvicinano un pochino ai DOP, IGP in qualche modo, no? Facevo prima l'esempio quella che conosco meglio, che è il marchio, ad esempio, dei prodotti del paniere, dei prodotti tipici della provincia di Torino, che sono una serie di prodotti agricoli, artigianali del territorio, legati alla tradizione culinaria, produttiva, agricola del territorio, che hanno un marchio specifico e che vengono appunto venduti con questo marchio. Quindi la provincia di Torino ha fatto un po' di pubblicità, sono prodotti che vengono venduti principalmente all'interno della provincia di Torino, ma anche al di fuori della provincia di Torino, e la provincia ha voluto proprio mettere un marchio per promuovere, per informare i consumatori sulla qualità, sulle caratteristiche organolettiche produttive di queste produzioni. Esatto, possono essere... Certo, certo. Possono essere... Sì, no, ci sono ormai prodotti che, come dire, hanno una catena lunga di marchi, no? Cioè, magari c'è il marchio appunto territoriale, il biologico, magari 4-5 marchi, no? Infatti poi c'è tutta una letteratura sulla diffusione dei marchi, su come loro perdono valore più ce ne sono, chiaramente, no? Perché un marchio può avere valore, ma se poi uno ha 10 marchi non è che li va a vedere tutti, no? E quindi comunque su come in molti casi sia comunque un costo, perché mettere un marchio è comunque un costo, devi far parte di un'associazione, pagare, eccetera. E su come in certi casi possono avere valore per il consumatore, in altri molto meno, no? Oppure un altro esempio di marchi legati al territorio sono esempi di Presidi Slow Food, no? Presidi Slow Food, che anche in questo caso vogliono valorizzare le produzioni piccole, di nicchia, di un determinato territorio, e allora puoi mettere questo marchio della Slow Food, che chiaramente dà una promozione, dà una pubblicità a questo prodotto di una determinata zona, quindi specificando quali sono le caratteristiche, diffondendo nel mondo queste informazioni. E quindi questi sono marchi legati a uno specifico territorio, ma che rimangono tali anche se vengono consumati negli Stati Uniti, per dire, no? Perché proprio la caratteristica di essere prodotti in quel territorio. Però anche in questo caso non ci deve essere la connessione tra produzione e consumo all'interno dello stesso luogo. Questa è una caratteristica che hanno solo i prodotti locali o chilometri zero. E poi questa roba qui, che non si vede assolutamente nulla, ma che vi leggo io da qua, che è verde perché è diverso dalle produzioni, ho messo una nuova attenzione per la ruralità e le funzioni dell'agricoltura, la tutela dei beni pubblici e comuni. Cioè, quindi l'attenzione è sempre maggiore da parte di molti consumatori è il considerare sempre di più, per fortuna, l'agricoltura non solo come produttrice di materie prime, eccetera, ma come un presidio importante per il territorio, per la tutela dei beni comuni. Pensiamo alla bellezza del territorio, dei paesaggi, eccetera, no? Quindi, non so, alla bellezza dei boschi, magari comunque curati dalle aziende agricole rispetto a quelli lasciati così, insomma, allo stato brado, e poi tutta la prevenzione degli incendi, insomma, il dissesto territoriale. Quindi l'agricoltura per l'importanza di questa attività che storicamente ha sempre svolto, adesso sempre di meno perché è sempre più concentrata da una parte sulla produzione, e poi in molti casi le aree marginali sono state abbandonate, soprattutto le aree montane, per privilegiare l'agricoltura nelle zone, diciamo, di più facile accesso ai mezzi meccanici. Poi, vabbè, preferenza, ecco, questi qui sono i treni importanti di cui parlavamo prima. Ho messo qualche grafico che rappresenta bene la situazione. Cioè, l'evoluzione dal 2006-2009, quindi pensiamo in pochissimi anni, della preferenza. Quindi questi sono, come dire, i sondaggi che ha fatto l'Eurisco, sondaggi sulle, quindi non sono dati oggettivi, sono delle interviste fatte ai consumatori rispetto alle loro preferenze. Però vediamo come le preferenze incrementano moltissimo per i prodotti acquistati direttamente dal produttore, quindi parliamo di prodotti a filiera corta in questo caso.
i prodotti acquistati in azienda dal produttore sono prodotti che nella maggior parte dei casi sono prodotti sia filiera corta sia prodotti locali, chiaramente, no? Perché uno solitamente va in azienda agricola vicino dove abita, vicino al territorio dove consuma quei prodotti, e quindi c'è un nettissimo incremento nel giro di pochi anni rispetto a questi temi. Qui torniamo appunto alla nuova attenzione del cliente rispetto a questi prodotti, ma anche tutte le campagne che sono state fatte in Italia da Slow Food, da Coldiretti, rispetto all'utilizzo ad esempio dei prodotti locali, che sono state sicuramente importanti, hanno avuto insomma delle conseguenze. Poi i cibi preferiti dagli italiani, le specialità gastronomiche in valori, no? Quindi qui parliamo più che altro di prodotti GP, prodotti territoriali, marchi territoriali, DOP, e anche in questo caso c'è stata una netta preferenza dell'indice di gradimento negli ultimi anni, sempre dal 2006 al 2009. Ecco, questo invece, questi qui sono dei dati interessanti perché sono i dati di una ricerca fatta da Angela Galasso, che tra l'altro ho visto che ha fatto anche delle lezioni ai laboratori dal basso a Bari, mi pare, sui mercati di Campagna Amica Roma, no? Campagna Amica, non so, sono i mercati della Coldiretti fondamentalmente. La Coldiretti ha fondato questa fondazione che si chiama Campagna Amica, che è quella che promuove tutte le attività commerciali volte alla vendita diretta degli agricoltori. E lei, appunto, è stata fatta questa intervista da SVG, che è questa società di indagine di mercato, di statistica, sui motivi all'acquisto nel mercato di Campagna Amica del Circo Massimo, che è uno dei più grandi mercati di Campagna Amica. Insomma, si è visto che le motivazioni sono innanzitutto avere cibo di qualità, quindi l'importanza per la qualità, ma la seconda motivazione, e questo è dato interessante, secondo me, è un sostegno agli agricoltori. E quindi c'è sempre più questa concezione, non da parte di tutti noi consumatori, di comprare prodotti di qualità, ma anche di sapere che quei prodotti di qualità sono quelli che sostengono l'agricoltura. L'agricoltura poi ha delle ripercussioni importanti sul piano ambientale, sul piano dei beni comuni, delle risorse territoriali. E tra l'altro questi non sono gruppi d'acquisto che, come dire, sono più connotati da motivazioni di carattere etico, sono persone che vanno a un mercato di agricoltori, quindi è importante che ci sia questo al secondo dato. Al terzo dato c'è un altro dato importante, al terzo posto, un modello di consumo e di acquisto consapevole, quindi la consapevolezza, la scelta più conveniente perché non ci sono intermediazioni, quindi questa è una motivazione più di carattere economico, l'altra più di tipo ideale perché è un ritorno alla terra, ai vecchi sistemi di acquisto. Quindi insomma ci sono un mix di concezioni più di carattere economico, motivazioni di carattere economico e motivazioni più legate a un nuovo sistema di sviluppo, a sostegno degli agricoltori, eccetera. Poi noi abbiamo visto adesso le nuove, diciamo, tendenze da parte dei consumatori. Questo invece è quello che stanno facendo le aziende agricole. Io ho messo aziende agricole nuove strategie per ritrovare il valore, no? Quindi il valore economico che è stato perso, abbiamo visto nel corso degli anni, ma anche valore, come dire, ambientale, valore sociale, che sono aspetti molto importanti delle aziende agricole. Qui abbiamo il centro dell'agricoltura. Allora, abbiamo innanzitutto sulla sinistra integrazione di attività a valle della filiera. Questo cosa vuol dire? Noi pensiamo alla diffusione che c'è stata negli ultimi anni dei prodotti trasformati ad esempio nelle aziende agricole. Questa è stata un'evoluzione molto importante, quindi l'azienda agricola che ad esempio fa succhi di frutta, fa passata di pomodoro, fa la pasta, quindi c'è stato un grande aumento di laboratori di trasformazione, chiaramente, no? Negli ultimi anni. E questo cosa vuol dire però? Vuol dire ritornare a occupare una parte che è a valle della produzione e quindi controllare da parte dell'azienda agricola quella parte lì, che è una parte che permette di avere un maggiore valore aggiunto, chiaramente, di gestire meglio molto spesso tutte le varie pratiche aziendali, perché ad esempio un'azienda che fa frutta e che fa anche prodotti trasformati vuol dire avere un maggiore valore aggiunto, ma anche poter utilizzare magari in maniera più semplice tutti quei prodotti che magari per imperfezioni, per dimensioni non possono essere venduti, no? Soprattutto attraverso le filiere più lunghe. E quindi è un dato molto importante questo. Ma poi l'altro aspetto, chiaramente, oltre alla trasformazione, è la vendita, no? Quindi noi pensiamo all'azienda che produce la frutta, fa la trasformazione e la vende direttamente.
e quindi tutta, occupa tutte le parti, come dire, che ci sono a valle della catena di distribuzione, arrivando direttamente fino al consumatore. E quindi questo, diciamo, un allargamento del potere economico, del valore sociale, ambientale delle aziende agricole che stanno in qualche modo cercando, quindi una strategia che hanno attuato per ovviare a un problema degli scarsi redditi, dello scarso controllo che c'era sulla catena di distribuzione. Poi ho messo allora attività ad alto contenuto di servizio. Queste qui sono tutte le attività, diciamo, invece più nuove, che magari non hanno proprio a che fare col campo alimentare, ma che sono comunque, cioè, importanti. Pensiamo in primis alle attività legate ad esempio al settore turistico, quindi gli agriturismi intesi sia come ristoranti ma anche come luoghi dove andare a dormire, dove fare le vacanze. E quindi questo è un utilizzo nuovo del territorio, quindi vedere il territorio non come solo produzione di materie prime, ma come un luogo dove le persone possono star bene, dove possono rilassarsi, riposarsi, chiaramente poi assaporando i prodotti tipici del territorio. E questa è un'importante fonte di reddito per le aziende agricole, chiaramente, molto importante. E poi l'altro aspetto che ho messo è la differenziazione di prodotti e produzioni. Questo è un altro elemento importante, quindi pensare all'agricoltura anche come modo per trovare nuovi prodotti derivati dalla materia agricola. Ad esempio vi cito un paio di casi che sono significativi di due aziende che conosco personalmente, anche queste della provincia di Torino, ma magari ce ne saranno anche qua sul territorio, che fanno dei prodotti che non c'entrano nulla con la concezione che uno dall'agricoltura, ma li fanno realmente loro e sono loro che seguono tutta la produzione. Una è un'azienda che si chiama Le Erbe di Brillor, che fanno agri detergenti, quindi utilizzando materie prime agricole fanno detergenti per la casa, lavastoviglie, eccetera, no? Lo spray multiuso, però utilizzando erbe, elaborando erbe, quindi sono messi insieme un agricoltore e un chimico e fanno questi prodotti. Si chiama Le Erbe di Brillor. Brillor, sì. E sono effettivamente dei prodotti molto buoni, chiaramente hanno un costo superiore rispetto allo svelto, che come, ma è inevitabile che sia così, ma la cosa interessante è che sono prodotti chiaramente sul territorio, insomma, con tutta una serie di attenzioni, e poi soprattutto sono assolutamente biodegradabili, ecologici, no? Quindi, insomma, sulle confezioni c'è scritto che successivamente al lavaggio, ad esempio, dei pavimenti, uno può utilizzare quella, insomma, il liquido che rimane, chiaramente anche per concimare i prodotti, insomma, concimare le piante, no? Chiaramente poi dipende da cosa pulisci, però quella, cioè, non solo non è dannoso, ma aiuta le piante perché è completamente ecologico. Quindi lo utilizzano erbe particolari, aceto, insomma, in varie combinazioni, e ci sono quindi questi prodotti che hanno un elevato potere sgrassante, funzionano bene e partono però da un'azienda agricola. L'altro invece è, non so, la produzione, esempio, di agri cosmetici, quindi aziende agricole che utilizzano i loro oli, i loro prodotti, come ad esempio il latte d'asina soprattutto, per produrre direttamente i cosmetici, no? In provincia di Torino c'è un'azienda che ha proprio fatto un laboratorio di cosmetica e utilizzano tutti i derivati delle nocciole, quindi olio di nocciola, cioè olio di mandorle, eccetera. Le mandorle chiaramente non sono piemontesi, però prevalentemente olio di nocciola, e quindi fanno direttamente creme per il viso, creme per le mani, creme antirughe, insomma, tutte queste cose qui. E quindi ci sono chiaramente aziende che hanno, no, hanno un mercato chiaramente di nicchia, però permette alle aziende chiaramente di sopravvivere, soprattutto all'interno di mercatini. Come? Certo, sì, c'è una ricerca fatta all'interno, in certi casi anche magari in combinazione con enti di ricerca, eccetera. Oppure, è una cosa che si mette un pochino tra i due segmenti a metà, no? Un'altra azienda che mi viene in mente è nata sempre appunto questa a Torino, dalla combinazione tra un ristoratore e un'azienda agricola, che hanno fondato, quindi l'azienda agricola è una parte fondamentale di questa società, no? Un'azienda agricola che produceva bovini di razza piemontese, aveva già uno spazio, una vendita diretta aziendale, però con alcune difficoltà di vendita, e quindi si sono inventati di fare concorrenza al McDonald's direttamente. Infatti McDonald's gli ha fatto anche causa, perché loro si chiamano, almeno scritto, MAC, M-A-C, Boon, che in piemontese vuol dire solo buono, no? In dialetto piemontese, sì. Poi McDonald's gli ha fatto causa e infatti adesso si chiamano M, poi due asterischi e poi Boon, perché non possono chiamarsi McBoon perché facevano causa. Però di fatto McDonald's ha fatto molta pubblicità, quindi loro hanno speso un po' di soldi, ma insomma è stato un ritorno pubblicitario in qualche modo. E loro cosa hanno fatto? Hanno deciso di fare quindi hamburger, quindi esattamente come McDonald's, hamburger e patatine, a Torino, aprendo, adesso sono due negozi grossi a Torino,
e danno lavoro a circa 70 persone in questo momento, utilizzando la carne di questa azienda agricola. Altri prodotti del territorio, sì, infatti so che è un modello che c'è stato anche in altri, insomma. Sì, però costa 20 euro. No, no, lì non costa così tanto. No, certo, certo. In centro a Firenze 20 euro costa, però è di chianina pura, e razze selezionate, grosso così, ovviamente crudo, perché la chianina... Certo, certo. La certo. La di Firentina, 20 euro costa. Beh, non è proprio economico. No, però comunque... È sempre sì, però, perché non so, io sono un grande frequentatore del McDonald's, ma qual è il prezzo attualmente dei McDonald's? Qualcuno di voi? McDonald's? Sì, patatine. Ma mi pare che McBoom venga sui 12 euro, quindi diciamo il doppio rispetto, però chiaramente sono prodotti di tutt'altra qualità. Sono due mondi, sì, completamente. Anche se loro ci aspetta, sì, so anche come si chiama, che fa pausa, l'ora giusta, sì, 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 che in realtà ne sono nati anche altri in provincia di Torino, e anche lì sì, però lì diciamo che sono appunto carni locali, prodotti locali, però è diciamo un privato che si è messo a far questo, no? McBoom, la cosa particolare è che parte da un'azienda agricola, no? Quindi è stata una parte essenziale del progetto, e poi hanno coinvolto anche altre aziende agricole per la produzione delle patate, quindi anche le patate sono patate locali, quindi insomma hanno fatto, e chiaramente è un forte valore economico, no? Perché comunque sono adesso a una settantina di assunti nei tre punti vendita, due a Torino, uno in un paese della provincia, e sono un sacco di clienti, poi insomma hanno fatto molta pubblicità, e quindi... Sì, sì, no, no, ma infatti. Sì. Sì, no, dà più soddisfazione sicuramente. Il pane no. Il pane lo comprano localmente, sì, invece l'ora giusta si fanno il pane. Cioè, forse vuole fare tipo come ha fatto Grom, la gelateria, no? Prendere tutti i prodotti dei produttori locali, non so se la conosci Grom. Sì, 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 sì. Non, però no, eh? È piemontese anche. Sì, 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 nasce a Torino anche Grom. Però vabbè, però vabbè, adesso non voglio parlare male di Grom perché sono registrato, però come dire, loro diciamo però ho una domanda scomoda, sì, così quindi vai prendermi Grom, no? Adesso che siamo entrati in queste idee allora non parliamo proprio di Grom in particolare, però parliamo per esempio della questione di Slow Food, siccome l'hai nominato un sacco di volte, allora verissimo che Slow Food è nato per preservare certe produzioni locali, per valorizzarle, anche per rilanciarle, perché diversamente probabilmente si sarebbero perse. Quindi tutto questo lavoro egregio, anche culturale, molto certo, interessante, perché anche le produzioni di libri ne ho diverse, sono veramente interessanti. Sì. Però adesso che è nato Italy e che stanno diciamo a braccetto Italy e Slow Food, cioè nel senso che la grande maggioranza, cioè moltissimi prodotti che si trovano a Italy sono di presidio di Slow Food, e Italy io so che sta a New York, a Tokyo, in tutte queste parti del mondo, e comunque ha questi stessi prodotti che troviamo in Italia. Non si viene un po' a perdere quelli che erano, diciamo, i principi iniziali per cui è nato Slow Food? Cioè, il senso di portare la lenticchia da Altamura a New York, facendogli fare chilometri e chilometri di viaggio, cioè, perché? Certo. Allora, sono assolutamente d'accordo. La tua posizione è no, certo. Allora, guarda, no, ma innanzitutto allora sono due cose che chiaramente vanno di braccetto, no? Perché Slow Food, insomma, il padre fondatore Petrini,
che è una persona tra l'altro che viene da tutta, insomma, lui era uno dei curatori del Gambero Rosso, no? Che era questa rivista che nasceva col Manifesto, poi si è voluto, lui era molto giovane, insomma, no? Eccetera, insomma, si vedeva le manifestazioni così, e poi sempre poi ha portato avanti questo mondo Slow Food, oltre a tutte le produzioni locali c'era anche tutto il lavoro che hanno fatto con Terra Madre, no? Quindi gli agricoltori del sud del mondo, cercare comunque di mettere in evidenza l'importanza del loro ruolo all'interno del sistema globale. Mentre invece Italy fa capo a Farinetti, no? Che è questo imprenditore che era prima quello dell'Unieuro, poi è venduto l'Unieuro e ha fondato la, insomma, Italy, che secondo me a livello imprenditoriale è una persona sicuramente molto di grandi visioni, molto in gamba, molto abile, molto, insomma, bravo dal punto di vista del marketing commerciale. Italy appunto nasce da questa sfida di dire facciamo un supermercato dei prodotti di alta qualità, dei prodotti di nicchia, ed è un modello che si sta diffondendo, no? È partito da Torino, adesso ce ne sono parecchi in Piemonte, c'è a Roma, c'è a Genova, c'è a Bari, infatti sono state varie polemiche per l'apertura, e c'è in tutto il mondo. Allora, sicuramente possiamo dire che Italy aiuta le piccole produzioni, perché ha dei nuovi canali di vendita per l'agroalimentare di qualità italiano, no? E questo è sicuramente un valore importante che c'è, perché abbiamo visto prima che nessuna delle grandi catene di distribuzione che ci sono nel mondo sono italiane. Italia è l'unica che c'è, che chiaramente ha delle quote di mercato molto basse, però è quella che sta diffondendo l'agroalimentare italiano di qualità nel mondo, e questo è un dato oggettivo chiaramente che c'è, no? E che bisogna pensare. È chiaro che poi chiaramente facendolo però con dinamiche che sono le stesse del mercato agroalimentare, quindi pagare pochi produttori, perché chiaramente loro comprimono il costo sui produttori per poter guadagnare di più loro, perché sono quelle le logiche, e poi chiaramente con poca attenzione alla sostenibilità ambientale del processo, no? Perché portare appunto le lenticchie di nicchia, insomma, della zona particolare, eccetera, in tutto il mondo vuol dire magari aiutare un po' quei produttori locali, però con una serie di impatti ambientali importanti, e quindi, cioè, va sicuramente considerata quella cosa. Quindi, come dire, Slow Food sicuramente ha dato una mano a far conoscere queste produzioni, a sostenerle, presentando di più però un modello nuovo di sviluppo basato sulle produzioni locali, sull'attenzione alla piccola agricoltura. Italy utilizza questi prodotti per esportarli in tutto il mondo, fondamentalmente, quindi rientrando di nuovo più nel paradigma modernista della diffusione di queste eccellenze alimentari, no? Quindi provare piacere mangiando, però, come dire, no? Cercando un prodotto di qualità, però mettendo completamente in secondo piano tutta la sostenibilità ambientale e questi aspetti. E quindi secondo me la considerazione su Italy va fatta, come dire, considerando due elementi. Sicuramente se noi pensiamo all'agroalimentare italiano, l'importanza che ha il PIL, dobbiamo dire meno male che c'è Italy che sta cercando, è l'unica azienda grossa di distribuzione. Ma la connessione, allora, sicuramente la connessione c'è, però è una connessione molto bassa, nel senso che... anche ad altri, certo. New York, che trovi la mozzarella, certo. Però ci sono molti agricoltori, come dire, anche che, come dire, no, stanno molto attenti a Slow Food, perché, cioè, a Italy, perché poi comunque Italy è di nuovo un'azienda di grande distribuzione, quindi poi quello che riconosce gli agricoltori chiaramente è molto poco, perché chiaramente devono sostenere il punto vendita, tutte queste cose, quindi sicuramente a livello quantitativo incrementa le possibilità di vendita, però è poco attenta a tutti questi elementi. La connessione che c'è, chiaramente c'è una connessione, però Slow Food sta cercando un po' di smarcarsi da questa cosa. Comunque anche gli orientamenti politici, eccetera, di Slow Food, di Petrini e di Farinetti sono abbastanza diversi, no? Insomma, Farinetti è un grandissimo sostenitore di Renzi, Petrini no, come dire, no? Altri orientamenti.
Però appunto Petrini, come dire, è una persona, un esperto di gastronomia che diffonde insomma la qualità del buon mangiare, mangiare lento, attenzione alla produzione del territorio. Farinetti è un grandissimo commerciante, probabilmente sì, un imprenditore, probabilmente amante della buona cucina, e che sfrutta quell'opportunità come un'opportunità commerciale per fare soldi, e sta funzionando. Cioè lui prima vendeva elettrodomestici, ha visto che quel mercato lì non andava più bene, ha venduto tutto, ha fatto un sacco di soldi, ha aperto Italy e si sta diffondendo. Quindi chiaramente lui è molto abile, quindi ha un po' utilizzato i presidi Slow Food, tutta questa cosa per seguire. Poi col fatto che comunque sono in qualche modo amici con Farinetti, si conoscono, no? Però comunque sono due cose insomma diverse, no? Da considerare diversa la concezione, molto diversa. Perché sicuramente Italy è una catena di distribuzione che lavora con quelle logiche basata sul prodotto di eccellenza. Infatti non so se siete mai andati, ma insomma anche fare la spesa da Italy, come dire, è faticoso, cioè, è delitto. Assolutamente, diciamo, i ricavi, però sostanzialmente crei un problema, secondo me, poi magari correggimi se sbaglio la riflessione, che noi nel lungo, lunghissimo termine dobbiamo cercare di portare il newyorkese, giusto per fare l'esempio, in Italia a farsi la sua settimana di relax, come gli olandesi vanno in Salento a togliere le olive in vacanza, no? Certo. Noi non vogliamo venderlo, cioè non vogliamo, io credo che sia più utile per il produttore farlo venire qua, il suo consumatore. Visto e considerato che siamo, tra virgolette, riconosciuti ancora come parte del buon cibo, no? O meglio del cibo familiare. Quindi credo che Italy, Slow Food non lo so, lo lascio un po' da parte, ma Italy fa la stessa, come posso dire, cioè crea un problema ulteriore in realtà. Crea un problema che l'immagine è fantastico, prendiamo la mozzarella di Ansia, la rivendiamo a New York, ma il punto è che lo rovina il produttore di Andria a lungo termine, no? Ma certo, ma infatti, qua sono proprio le due concezioni, no, di economia, no? Cioè, una creare, cioè, Italy rimane proprio all'interno di questo paradigma economico, se vuoi, cioè, non c'è nessuna differenza. Quello che invece dici tu, come dire, va molto più vicino a un cambio di paradigma, no? Quindi vedere le produzioni locali, quindi una connessione col territorio, che il territorio appunto è un luogo da vivere, un luogo dove consumare e un luogo dove socializzare, e non un luogo per produrre qualcosa da esportare, no? E quindi ci sono proprio questi due modelli di sviluppo, cioè tutto rispetto anche alle esportazioni, chiaramente, no? Che va fatto le esportazioni, quindi l'impatto ambientale, eccetera. Però il modello verso cui ci stiamo muovendo noi comunque è ancora questo, di dire, boh, cerchiamo di esportare il più possibile. Cioè, i nostri politici chiaramente sperano che l'export dei prodotti agroalimentari, anche attraverso Italy, come attraverso tante altre catene di distribuzione, incrementi, perché questo vuol dire incremento del PIL, vuol dire più occupazione per l'Italia, in questo momento ce n'è bisogno. Lo dicono persone molto più intelligenti. No, è certo, però attualmente gli orientamenti della politica sono ancora quelli, almeno in Italia. In Europa, però negli Stati Uniti ad esempio non la vedono in questo modo, non usano il PIL, ad esempio. Cioè usano altri, posso dire, criteri di valutazione, cioè, della ricchezza nazionale, perché il PIL non misura un sacco di cose, cioè Sarkozy quando era presidente, insomma, chiamò un paio di economisti, gli piace fare due conti, e due economisti molto seri, e questi gli dissero, guarda, il PIL, cioè i contadini che muoiono di fame, però poi il loro reddito è schizzato alle stelle, sì, ho capito, ma è un problema. Quindi l'Italia credo che, cioè secondo me è proprio infima come cosa, ma l'ho registrato, però è lì proprio. No, è infimo perché fa quello che fanno un sacco di aziende, cioè il greenwashing, no? una ripulizione d'immagine dell'azienda molto green, eco-friendly, la mozzarella te la portiamo mano a mano, insomma, fin sotto casa, non nel piatto, però in realtà è una grande farsa a cui noi in primis, se ci pensi, Italia ha aperto a Bari, e ora non so, a Torino avrete un sacco di prodotti locali, ma a Bari. Sì, andare a Italy per comprare la mozzarella che produce quello sotto casa mia è fuori di testa, cioè per me è veramente una cosa assurda, per questo dico, è una cosa sia in Italia che in un certo senso ti confonde, non mi viene la parola giusta, ma confonde un po' la gente. Certo.
certo. Non dico che è uno degli obiettivi principali, ma quasi, di tutto il percorso formativo di questo lavoro dal basso, in un certo senso, non dico l'opposizione a questi meccanismi qui, come quello di Italy, ma quasi, nel senso che noi puntiamo sull'autoproduzione, sulla capacità delle persone di saper gestire un'autoproduzione anche lì dove non c'è la possibilità di coltivazione del suolo. Quindi anche chi dice io c'ho un balcone, c'ho un terrazzo, certo, ha la possibilità di potersi coltivare magari con tecniche biologiche il proprio orto e prodursi i pomodori e i peperoni per farsi il pranzo e la cena. È proprio una, è un'altra cosa rispetto a, certo, bisogna sapere queste cose, bisogna sapere in Italia come funziona, però per esempio c'è una ci sono delle forme di vendita simili. Qual è il vantaggio di Italia secondo me? È che è vero che puoi trovare la mozzarella che trovi sotto casa, la trovi anche lì a Bari alla fine delle Levante. Il vantaggio è che lì trovo tutti questi prodotti tutti insieme, quindi io so che vado lì come vado in un supermercato, non devo girare 200 piccoli negozietti, ma all'interno dello stesso spazio espositivo di vendita trovo tutto quello che mi serve. Locale, magari locale insieme ad altri prodotti che però sono un marchio italiano. Ci sono soprattutto inizialmente Abruzzo queste, non ricordo come si chiamano, tipo dei negozi gestiti da più coltivatori che a turno facevano anche la presenza nel punto vendita, quindi ne so, 5 contadini, i prodotti di 5 contadini all'interno dello stesso negozio, un giorno a settimana uno dei 5 contadini tiene aperto il punto vendita, non so come si chiamano queste cose, mi sa che sia aperto anche a Bari la possibilità di avere dei prodotti tutti nello stesso, cioè il produttore, sì. una forma utile alla vita, può essere il produttore che vende il proprio prodotto ammortizzando i costi di gestione. Era una sorta di campagna amica, però fatto in dei, cioè, stabile. Certo. Stabile. No, infatti dopo vedremo le varie. Ma sì, ci sono fondamentalmente, vengono chiamati negozi in città, no? Negozi di agricoltori in città, poi ci sono di vari tipi, però sono sì punti vendita gestiti da un agricoltore o da più agricoltori insieme in forma cooperativa, in qualche forma associativa, che vendono i loro prodotti magari ammortizzando i costi della gestione del negozio, chiaramente mettendosi più assieme. E lì in quel caso c'è filiera corta, certo. C'è chilometro zero. Certo. E c'è una gestione, diciamo, cooperativistica della vendita, certo, dal punto di vista, diciamo, della sostenibilità. Sicuramente. Certo, ma sicuramente allora adesso senza andare a Italy negli Stati Uniti, pensando a Italy a Bari, chiaramente appunto c'è questo vantaggio di avere tutto lì, no? Ma come può essere il negozio degli agricoltori a Bari? La differenza probabilmente, secondo me, no? La critica su cui si può basare, la critica a Italy deve essere basata sulla gestione. Se è fatto dagli agricoltori sicuramente il reddito rimane agli agricoltori o comunque viene ripartito. È anche vero che ci sono i costi organizzativi di gestione e pubblicità che devono sostenere. Dipende da Italy come funziona, dal negozio, no? Non è che se un imprenditore, secondo me, no, si mette, che un commerciante si mette a comprare prodotti nell'azienda agricola del territorio a venderli, per forza non vada bene, però dipende come lo fa. Il problema di Italy, da quello che so io, è che in molti casi appunto quello che viene riconosciuto tendono a comprimere molto sui prezzi, no? Sembra anche a comprimere molto, no, polemiche sulla manodopera, no? Insomma, sui costi del personale, eccetera. Su quello però mi viene da dire anche che sicuramente è vero che pagheranno il meno possibile il personale, cercheranno di fare dei contratti, eccetera, no?
però chiaramente bisogna considerare cosa succede anche negli altri canali della ristorazione, no? Chiaramente, perché secondo me se poi andiamo a fare un'indagine nella maggior parte dei ristoranti, lì c'è proprio lavoro in nero, no? I tali cercano di comprimere, però sono altro il lavoro regolare. Però cioè, sicuramente, come dire, la logica è quella sempre della grande distribuzione, quindi contratti che cercano però di comprimere il più possibile i costi e riconoscere il meno possibile ai fornitori degli alimenti, delle materie prime. Cioè, secondo me, un altro aspetto fondamentale di questo tipo di catene in generale, che portano un prodotto di qualità o biologico con altro tipo di marchio sulla grande distribuzione, è il fatto di annullare la capacità critica dell'acquirente, cioè il fatto che un prodotto sta dentro quella scatola è per forza una garanzia di questa cosa. Io lo noto sia nei negozietti proprio locali di biologico, dove siccome loro comunque acquistano dalla grande distribuzione del biologico, cioè a me fa ridere che lì devo comprare la cipolla rossa biologica olandese, cioè che noi abbiamo delle produzioni locali di una qualità elevatissima. Certo, certo. E io non la comprerò mai, cioè proprio, se anche costasse la metà, che poi costa il triplo, e anche questo è il paradosso, però mai per mai andrò a comprare la cipolla rossa olandese, per fare esempio. Italia ancora di più proprio appiattisce completamente questa capacità critica. E a me a livello locale, io non so, mi stringo. Allora, le farine scelte per fare la pizza di un noto marchio locale, è un marchio che c'è stato un processo lunghissimo, durato tanti anni, perché era venuto fuori, che utilizzava dei grani che provenivano dall'Ucraina, che avevano una forte componente radioattiva. Questa azienda alla fine è stata considerata, cioè non ha avuto nessuna, cioè, innocente rispetto a questa cosa, non perché non abbiano verificato che il grano fosse ucraino, che avesse queste componenti radioattive, ma perché il campione di ormai tipo 12 anni prima risultava insufficiente ai fini della colpevolezza, dell'eventuale colpevolezza. E adesso questa azienda sta facendo una pulizia d'immagine estrema, per cui fa queste farine, seleziona, va bene. Però noi che abitiamo qua sappiamo che al di là della questione dell'Ucraina, al di là di questa, diciamo, ripulizia dell'immagine che sta facendo, è uno di quelli che sul territorio ha proprio ammazzato i piccoli coltivatori, cioè lo sanno tutti quelli che hanno vissuto col grano qua, cioè comunque ha proprio abbassato i prezzi, i mulini sono tutti suoi, quindi tu devi per forza passare nei suoi mulini, cioè c'è una serie di cose. E quindi questo fatto che Italy fa del fatto che ha scelto questo marchio un freddo, cioè il fatto se vieni qua trovi le farine selezioni, cioè a me fa un po' ridere. Certo. Però magari per me, che sono piemontese, che non conosco questa storia, vuol dire che bello sto marchio, mettono due cose, raccontano. È vero sicuramente, ma diventa molto, cioè molto simile, no? Il marchio sul prodotto, oppure il marchio, il cappello che mette sopra il negozio, no? Che quindi dà quella garanzia. Ma questo è un modo perché scegliere, le scelte sono sempre molto complesse, cioè è difficile scegliere, no? Perché uno, se sceglie cosa comprare, deve prendere in considerazione tutta una serie di fattori variabili, quindi diventa un casino, cioè comunque, no? Tutto, insomma, no? Il discorso della razionalità limitata, del comunque il fatto che uno può acquisire tante informazioni, a un certo punto deve dire basta, e deve dire, perché sennò c'è il tempo limitato comunque, no? E quindi quello è sicuramente un modo di semplificare la vita, no? Di dire, vado lì, compro quello, eccetera, no? Ma tu parlavi prima di Grom. Grom è un'altra cosa. Anche loro sono molto bravi a lavorare sul marketing, no? Nel senso che... Utilizzano, diciamo, se vogliamo sintetizzare un attimino, utilizzano il paradigma dell'agricoltura moderna, cioè dell'agroalimentare moderno, sfruttando per il loro marketing invece un cambio di paradigma, che però non è sostanza ma immagine. In un certo senso, sì, vogliamo sintetizzare, sì, il concetto. Sicuramente loro si utilizzano alcuni marchi slow food, utilizzano un po' di materie prime locali e vendono il loro processo industriale come processo artigianale, no?
Quindi Grom, no, poi il gelato è buono, e poi insomma, no, l'altro aspetto è che sicuramente è innalzato moltissimo la qualità delle gelaterie torinesi, no? Infatti se venite a fare un giro a Torino, cioè, ci sono delle gelaterie davvero fantastiche che un tempo non c'erano e grazie a Grom secondo me sono nate come contrasto a Grom, quindi sicuramente ha avuto quell'influsso. Però Grom, poi c'è Lisa qua che potrebbe raccontare, no? Che ha appena fatto un corso di gelateria, però loro utilizzano praticamente questo metodo di produzione industriale, magari utilizzano anche materie prime di qualità, non lo metto in dubbio, però facendo il gelato all'interno di grandi centri che poi viene portato nei negozi e viene mantecato sul posto e viene messo sui coni. Quindi fondamentalmente... No, loro fanno proprio il gelato, il gelato. No, non sono polveri, le materie prime sono buone, sul gelato probabilmente, vengono lontane, però poi il gelato è lo stesso, loro lo mantecano soltanto, cioè vuol dire incorporano aria e lo però il gelato è lo stesso, le materie prime, cioè non è che tu mangi il gelato con la fragola che non ti hai dato io. Sì, è tutto fatto all'interno di uno stesso punto, cioè una stessa industria di gelato che poi viene mistata e mantecata sul posto, no? E quindi sicuramente è un modo, insomma, no, come dire, loro sono venuti molto bene, però prima avevano anche il marchio non gelato artigianale, poi hanno dovuto toglierlo, quello mi pare, mi dicevi, perché chiaramente non è artigianale, cioè quel gelato, un gelato industriale, utilizzando magari prodotti di qualità buoni, che poi viene mantecato sul posto. Esatto, esatto, esatto. Non so gelatare, però pure io una gelateria è impossibile. A me non lo può più a molto destino. Esatto. Però appunto. C'è anche da dire che questo tipo di vendite su territori là, cioè che so, Roma, ancora non so dove a Torino, non so dove. Ma dappertutto, cioè. Oppure che so, Italy, che sta sempre in vari posti. Per gestire questi quantitativi di vendita, per esempio nel caso del grano di Casillo, cioè noi lo vediamo anche quando cerchiamo di fare, che ne so, l'escursione sulla Murgia, portando la gente a visitare l'azienda vinicola, fare la degustazione. Allora tu, per un esempio proprio scemo, ci sono 10 aziende, su queste 10 aziende che producono vino localmente, sai che ce ne sono 5 che tu vorresti spingere perché hanno un prodotto veramente di qualità nel territorio che lavorano, però non si sanno bene, cioè con loro è impossibile gestire, dirgli veniamo, ti faccio fare la degustazione, a loro non interessa, ma non hanno le capacità di poter vendere più prodotto di quello che loro già riescono a piazzare sul territorio, noi produciamo 100 bottiglie, noi vendiamo 100 bottiglie, a me che tu mi porti 10 turisti tedeschi che di vino si vogliono perdere solo una donna. La stessa invece poi trovi la stessa azienda vinicola che è arrivata in Puglia e produce in Puglia, però viene dalla Toscana, produce dei vini più ruffiani, questi sono termini utilizzati dalle sommelier locali, e ti dico sì, però loro che però piacciono e sono molto bravi nel marketing e sanno gestire anche produzioni superiori. Allora io mi chiedo se è naturale che se tu Italy vuoi fare la pizza a New York, hai bisogno di quantitativi di farina, per te gestire 200 fornitori diversi che ti devono dare quantitativi piccoli, cioè più bassi di farina, per poi fare una cosa più sostenibile, quando tu individui un unico fornitore che ti sa dare lo stesso quantitativo, è naturale che da un punto di vista commerciale, certo, se tu fai il business, dico, cioè, a me non mi conviene stare impazzire con 200 fornitori, altrimenti non c'è nemmeno la capacità. Poi perché dicevo che a monte strideva la connessione internet con Slovenia, certo. Comunque è l'una, quindi... Già l'una? Già. Ah, cavolo, siamo indietrissimo. Sì, non so se tu vuoi fare a Beatrice una prima conclusione. Vabbè, finiamo un attimo questa slide, volevo dire ancora due cose e poi così concludiamo e ripartiamo il pomeriggio magari un po' più velocemente. No, ecco, l'altro aspetto importante sull'alto contenuto di servizio che non ho detto sono tutte le attività più innovative dell'agricoltura, oltre a quelle che abbiamo visto, che sono ad esempio, insomma, tese soprattutto a
informazione rispetto ai cittadini e pure a dare servizi ai cittadini. Pensiamo quindi in primis alle fattorie didattiche, no? La grande diffusione che hanno avuto, non so se qua è un fenomeno che c'è, ma in provincia di Torino tantissimo, in provincia di Torino addirittura c'è un accreditamento per le fattorie didattiche che devono aver fatto un corso di formazione e poi insomma comunque funziona molto, quindi insomma le scuole pagano una cifra chiaramente bassa per andare in azienda agricola, vedere, fare dei laboratori e poi portarsi a casa qualche prodotto dell'azienda. Poi ci sono invece tutte le attività ancora più innovative, secondo me, che sono quelle più legate ai servizi per le famiglie. Pensiamo ad esempio, ci sono in provincia di Torino, c'è un'azienda agricola che ha messo su un agriasilo nido, quindi con tutta una serie di problemi con le AS, di riconversione eccetera, però è riuscita appunto, no, quindi poi pagando chiaramente dei maestri formati eccetera, a fare questo asilo, quindi utilizzare la risorsa agricola, quindi le risorse tipiche dell'agricoltura, quindi le strutture, il verde eccetera, per fare attività educative proprio all'interno del circuito scolastico tradizionale. Oppure, non so, un'altra azienda agricola che conosco, che invece questa ragazza, insomma, è tornata in azienda agricola mettendo su tutta una serie di attività, diciamo, didattiche, ma anche di servizi alla famiglia, come estate ragazzi, oppure le famiglie che possono portare il pomeriggio i bambini presso questa azienda agricola se i genitori non hanno tempo, lavorano, eccetera, e dove fanno tutta una serie di attività, contatto con gli animali, eccetera. E quindi anche questa può essere una fonte di reddito importante per determinate aziende agricole, e soprattutto connettere maggiormente il mondo dell'agricoltura col mondo della città, col mondo insomma dei consumatori. E questi sono insomma fenomeni che stanno avendo anche un notevole incremento, poi vediamo oggi pomeriggio il trend, però sono tutte attività insomma che si stanno molto molto diffondendo, no? Quindi insomma pensare all'azienda agricola non solo più come produzione, ma anche come erogatore di servizi per il territorio. Soprattutto questo diventa importante nelle aree rurali, no? Dove magari tutti questi servizi per le famiglie non ci sono o sono sempre meno, e quindi l'azienda agricola può utilizzare delle strutture, degli spazi, che già delle competenze che già ci sono per fornire questi servizi. E boh, direi possiamo finire e andiamo a mangiare. Sì, passati perché sono no, ma certo.